ricerca dei grossi lucci ci ha portato oggi in un luogo sconosciuto alla maggior parte dei pescatori, un luogo nel quale non si pensava fosse presente il re dei predatori d'acqua dolce, in quanto nessuno, ben pochi, avevano mai lanciato le proprie esche in queste acque. Ci troviamo in Sardegna, sul lago alto del fiume Mendoza o lago Bama Augelis, un lago artificiale creato per produrre energia elettrica, immerso nella cornice naturale del Gennargentu. Il lago si presenta con un ambiente selvaggio e impervio, dove durante il giorno si sentono solo campanacci di mandri al pascolo, le grida delle aquile che popolano le sponde del lago. L'ambiente risulta incontaminato e, per quanto vergine ed artificiali, la pesca in queste acque non risulta per niente facile. Il lago infatti è popolato dalla specie di luccio più difficile da catturare in assoluto, l'Esox flaviae o luccio italico. Per verificare al meglio le potenzialità del lago lo abbiamo affrontato in due momenti distinti, nel corso dell'estate e nel corso dell'autunno, con risultati sempre eccellenti. Il video è stato girato nei due momenti, in parte durante il nostro soggiorno estivo e in parte durante il soggiorno autunnale. Per questo il nostro abbigliamento varia, in quanto cambiano notevolmente le temperature da una stagione all'altra, perché il lago è a 900 metri di quota sul livello del mare. Molto per spegnere gli incendi che nel mese di luglio hanno flagellato questa zona della Sardegna. Al nostro arrivo infatti ci siamo trovati di fronte ad un lago con livelli bassi, molto bassi, dove tutte le possibili strutture naturali erano in secca. Ci siamo quindi adattati subito ad una pesca di profondità, sondando i fondali più profondi dove la presenza di foraggio sembrava maggiore. Uno shad con una molla piombata da 100 grammi, pescando molto sul fondo, visto che abbiamo visto che i pesci ultimamente stanno stazionando sul fondo, e per raggiungerli abbiamo una grossa sbocciatura, grossi pesci, come si può vedere, armati con due ancorine, colorazione abbastanza strana per le acque dove stiamo pescando, però sembra che dia i suoi frutti. Speriamo in qualche altra cattura. Thank you.
Sì! E andiamo! Pescione! Abbiamo un super pesce mangiato da paura. Prepariamo a prendere la misurazione. Devastante, veramente devastante. Andiamo a rilasciare questo gigante. Del lago e il dover pescare a profondità importanti, abbiamo deciso di utilizzare esche principalmente di dimensioni generose e dai pesi importanti per raggiungere il fondale nel minor tempo possibile, vista anche la presenza costante di forte vento.